ha tentato di togliersi la vita assumendo una dose massiccia di farmaci, trovata priva di sensi nella sua auto, è stata salvata dai carabinieri. È successo a Fagnanolona. Festa della Polizia numero 167 in tutta Italia, Varese compresa, un'occasione per riflettere sull'impegno quotidiano degli agenti, ma anche sulle criticità del momento, droga tra i giovani e truffe agli anziani. Alta tensione nel Varese Calcio, dopo il repentino disimpegno di Altomonte, ecco le parole forti dei giocatori oggi in conferenza. Vi raccontiamo tutto nella puntata speciale di Biancorossi News, in onda stasera alle 20.30 su Rete 55. Una grande mostra velata e mette a confronto l'espressione moderna della luce con l'arte sacra. A Busto Arsizio si inaugura un nuovo parcheggio, reso sicuro da una potente illuminazione. Buonasera a tutti, ben ritrovati con la seconda edizione del TG di Rete 55. Apriamo il nostro TG con una notizia di cronaca, l'avete sentito anche dai nostri titoli. Una donna tenta il suicidio, i carabinieri le salvano la vita. È accaduto questa mattina nella zona agroboschiva di Fagnano Olona, quando i militari dell'arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo, hanno notato un'auto parcheggiata in una strada sterrata. All'interno c'era una giovane donna priva di sensi, circondata da numerose confezioni di farmaci. I carabinieri, dopo aver allertato il 118, hanno subito praticato le prime operazioni di rianimazione alla ragazza, trasportata dal personale sanitario all'ospedale di Gallarate. Grazie al tempestivo intervento proprio dei militari, la donna non è in pericolo di vita. Voltiamo pagina. Festa della Polizia numero 167 a Varese. Tra le criticità del momento, la droga nelle scuole, le truffe che colpiscono gli anziani. In scena anche l'attrice Deborah Villa. Più di 3.000 denunce, 818 arresti, 107.000 identificazioni, oltre 9 milioni di controlli di frontiera, quasi 25.000 in aeroporto, 4.000 sui treni, 112 fogli di via, a cui si aggiungono i 513 ordini ad abbandonare l'Italia. Sono alcuni dei numeri che raccontano 12 mesi di Polizia di Stato in provincia di Varese nel giorno del 167esimo compleanno delle uniformi blu, senza dimenticare le attività collaterali e molto impegnative che ancora gravano su questure e commissioni. Riassunti nei quasi 30.000 passaporti rilasciati. Ma nonostante gli ostacoli e le difficoltà pratiche, come ricordato dal padrone di casa Giovanni Pepè, l'impegno quotidiano delle donne e degli uomini che fanno capo alla questura di Varese si conferma straordinario, infaticabile e attento a valutare con attenzione le due criticità del momento. Da un lato la sempre più capillare diffusione di droga nelle scuole del Varesotto, fenomeno che oggi raggiunge livelli particolarmente preoccupanti, non solo per la quantità di assuntori e per la disinvoltura dello spaccio, spesso portato tra i banchi dagli stessi studenti, ma anche per gli effetti devastanti delle sostanze di ultima generazione, come la cosiddetta droga dello stupro, al centro dei tristi e recenti fatti di Indunolona. Dall'altro, i reati che colpiscono gli anziani, a casa, per strada, nei negozi, in banca, truffe, furti, raggiri difficili da contrastare senza l'ausilio delle stesse vittime, le quali devono mostrare maggiore diffidenza verso gli estranei, e dei cittadini onesti, parenti, amici, vicini di casa, interlocutori, impiegati, utili a ricostituire quella rete di protezione che la società liquida ha finito per lacerare. L'altro aspetto da trattare riguarda le truffe agli anziani, il cui numero è ancora alto, e il danno che provocano è enorme, ben oltre il valore economico. Nonostante le rilevanti attività di prevenzione messe in campo e l'impegno per fare mirata informazione, dobbiamo purtroppo registrare il perdurare delle passività in questo campo. Trattasi di reati odiosi, ancorché gravi, che gettano nello sconforto la vittima, ben al di là del danno materiale, e minano la percezione della sicurezza. In questi settori, come in altri, l'attività repressiva, costante, incisiva, talvolta premiata da importanti risultati, ha rappresentato un argine che ha evitato il peggio. Tuttavia, senza il coinvolgimento sentito, partecipato, di tutti coloro che possono avere un ruolo attivo sull'argomento, il fenomeno, temo, non rientrerà nei margini fisiologici, semmai possa esistere un limite fisiologico a questa piaga. Su quest'ultimo tema si è soffermata anche Deborah Villa, popolare, simpatica attrice, protagonista di uno stringato ed efficace monologo utile a mettere in guardia i nostri nonni. Non si fidano, guardi signora che c'è la perdita, non ti aprono e ti vengono dentro in casa. Ma poverino, bisogna coccolarli, non si
perché mi hanno dato, no? Delle cose, cioè, ti dicono a causa di una rottura delle intubature deve mettere i gioielli nel freezer. Ma che ne succede? Ma è l'anzianetto che ci crede, prende tutti i gioielli che c'ha paura che gli svaniscano, no? Quelle poche cose che ha messo via tutta la vita le fa mettere nel freezer e questi mannaggi, cioè glieli portano via, oppure c'è una perdita di mercurio velenosissimo, li mettono via nel forno che poi li portiamo via. E loro lo fanno. Ovvero qua la mangiava un po', anche addirittura vengono vestiti bene da avvocati, vengono lì in casa e ti dicono signora guardi c'è stato un contenzioso, suo nipote, lei mi deve versare, ma che lo sanno anche i bambini che gli avvocati, sì è vero che magari ti prendono dei soldi, ma se li fanno dare nell'ufficio, con calma, seduti, perché vengono a casa tua, no? Allora, e allora bisogna stare tranquilli, cioè bisogna tutelarli, no? Allora, io ti dico, cioè, c'è anche gente che segue gli anziani fuori dalla posta dopo che ritira la pensione. Ecco, lì spesso una lancia, perché probabilmente sono i miei coetanei, che l'unico modo che abbiamo noi per avere la pensione è ciullare un anziano, però non si deve fare. Ancora la cronaca, uno in carcere, uno agli arresti domiciliari, ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due amministratori di una società saronnese dichiarata fallita dal Tribunale di Busto Arsizio, già operante nel settore delle costruzioni edili. Oltre al provvedimento per i due responsabili, la Guardia di Finanza di Saronno ha eseguito un sequestro preventivo di alcuni beni distratti in pregiudizio dai creditori e rinvenuti nel corso delle indagini. Valore totale 50.000 euro. Infine, le Fiamme Gialle hanno denunciato a Piede Libero un terzo indagato che avrebbe utilizzato la società come un bancomat per soddisfare i propri interessi personali con la realizzazione di un buco di oltre 1.200.000 euro costituiti dai debiti e verso i fornitori e verso lo Stato per imposte e tasse non pagate. Voltiamo pagina, il Varese Calcio è nella bufera, non è una novità visti tanti avvicendamenti e numerosi nulla di fatto. Oggi i giocatori hanno detto la loro in un'intensa e spinosa conferenza stampa che vi sarà raccontata in maniera approfondita in Biancorossi News in onda questa sera da non perdere alle ore 20:30 naturalmente qui su Rete 55. Dal calcio alla Corte dei Conti, che è amica dei sindaci, non avversaria. Lo ribadisce Angelo Buscema, presidente del Tribunale, che vigila sulla contabilità pubblica e che sostiene la proposta di Cottarelli sul ruolo delle imprese e sulla riforma della burocrazia. A differenza del Presidente del Consiglio di Stato, Giampiero Cirillo, che aveva bocciato la proposta, Angelo Buscema condivide le parole di Carlo Cottarelli. Quest'ultimo, noto economista, storicamente ostile alla burocrazia, ha proposto di selezionare una ventina di abili imprenditori affinché siano loro a riformare la pubblica amministrazione. Il dottor Cottarelli dice che bisognerebbe affrontare la riforma della burocrazia chiedendo agli imprenditori di scriverla e non a coloro che invece sono parte dell'apparato. È una provocazione o c'è del vero? Ma è una prospettazione che io ho detto, una prospettazione comunque interessante. È bene sempre sentire tutte e due le angolazioni, quella degli operatori, ovvero sia i funzionari che operano nelle amministrazioni e anche quella degli imprenditori che comunque si trovano costantemente a contatto con l'amministrazione. Io credo che sia soprattutto il dibattito possa essere comunque un elemento utile. Infatti collegato al tema dell'eccesso di regole c'è la mancanza di decisioni. A volte i sindaci scelgono di non fare per paura delle conseguenze. Questo blocca evidentemente un sistema, piccolo o grande che sia. Che cosa si sente di consigliare a questi amministratori locali? Io posso dire che per quanto riguarda le amministrazioni devono fare delle scelte, operare e anche affrontare anche un rapporto anche con la consapevolezza che la discrezionalità si può sbagliare, ma bisogna agire, muoversi. E in questo voglio dire il ruolo che può svolgere anche la Corte dei Conti, perché la Corte è un organismo che affianca le comunità, affianca gli operatori e il ruolo della Corte è quello non di fare le scelte, ma di dare e tranquillizzare le amministrazioni e illustrare il quadro normativo per incentivare tutte le amministrazioni ad operare.
Centinaia di persone hanno assistito all'incontro di ieri in Salone Stense con padre Alex Zanotelli e Mimmo Lucano, sindaco di Riace, paese diventato simbolo dell'accoglienza. Occasione, la presentazione ufficiale della fondazione È stato il vento, che illustra e diffonde un modello inclusivo di gestione dei migranti, ribadendo la bontà del progetto SPRAR, che favorisce la distribuzione di piccoli gruppi in molte realtà. Tra le tante persone presenti, Silvio Imetti, sindaco di Comerio, nonché strenuo sostenitore dell'accoglienza diffusa. Siamo sempre a Varese, stiamo sempre nella città giardino, tema forte del momento, la violenza sulle donne, con questa sinergia con il ricavato che andrà in beneficenza. Deborah Banfi. 3.000 euro per dire no alla violenza di genere. Grande successo per lo spettacolo Evil, una storia di stalking, promosso dal coordinamento CGL Cisle Will di Varese per la giornata contro la violenza sulle donne lo scorso novembre. Lo spettacolo, organizzato a favore dei centri antiviolenza EOS, Dico Donna, Donna Sicura e Icore, ha permesso di raccogliere 3.061 euro, cifra divisa in quattro buste dunque di 765 euro, una per ogni centro. Questa è la prova che la rete diventa sempre più concreta anche nelle sue azioni e che davvero la collaborazione fra tutti i componenti della rete ha sempre un unico obiettivo, che è quello di proteggere la donna e di cercare di aiutarla in tutti i modi. Il Comune di Varese e la rete antiviolenza è veramente contenta del fatto che questa mattina si sia potuto tangibilmente dare un contributo ai nostri centri antiviolenza. Questo spettacolo nasce perché tutti gli anni 25 di novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il coordinamento unitario decide di fare iniziative. Quest'anno abbiamo deciso di fare una cosa abbastanza forte, facendo questo spettacolo di questa storia vera, purtroppo, di questa attrice stalkerizzata per anni. I centri antiviolenza, ricorda Tolomeo, lavorano per dare supporto alle donne vittime di soprusi sia tra le pareti domestiche che nei luoghi di lavoro. Oltre alla vita privata, le donne subiscono violenze anche nei luoghi di lavoro ed è per questo che il coordinamento donne unitario CGL Cisle Will continua a operare anche all'interno delle aziende. Due giorni di esercitazioni in un ambiente ostile, gli specialisti della SAF, Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco di Varese, unite ai volontari dell'unità soccorso tecnico, hanno simulato diversi soccorsi a persone infortunate o in difficoltà con tecniche alpinistiche. Le prove si sono svolte nel Parco Regionale del Campo dei Fiori e hanno visto anche la partecipazione degli specialisti del reparto Volo Lombardia. Gli aerosoccorritori a bordo del Drago 84 hanno effettuato diverse manovre di recupero di alcuni pericolanti con la collaborazione dei tecnici di terra. Le metodologie utilizzate hanno permesso di addestrare i soccorritori per la soddisfazione appunto degli specialisti, orgogliosi per l'ottima riuscita dell'esercitazione. Di un'altra esercitazione invece vi parliamo adesso a Gallarate, riguarda i più piccoli, i bambini con il loro nuovo patentino. Usa la bicicletta in sicurezza, atto finale. A Gallarate, in Viale Milano, alla presenza del campione Ivan Basso, è avvenuta la consegna dei patentini agli alunni delle scuole che hanno preso parte negli scorsi mesi alle lezioni tecniche e teoriche di sicurezza stradale, con una particolare attenzione rivolta ai ciclisti. Abbiamo iniziato con a novembre la presentazione a Teatro Condominio con 500 bambini delle classi delle quarte elementari di tutta Gallarate. Il progetto è andato avanti durante l'anno, la mia polizia locale ha fatto delle lezioni ai bambini di sicurezza stradale, quindi anche di sicurezza in bicicletta, e oggi siamo qui per la prova pratica. A seguito della prova pratica, quindi c'è un percorso studiato in sicurezza dalla polizia locale, daremo con Ivan Basso i patentini del ciclista. Una bellissima giornata ad un anno di distanza. Ancora tanti bambini con voglia di andare in bicicletta e di andare in sicurezza. È un evento che ci ha regalato grandi soddisfazioni un anno fa, abbiamo deciso di ripeterlo proprio perché abbiamo avuto una risposta molto forte dai bambini e non solo dai bambini, i genitori hanno raccontato agli insegnanti che sono rimasti molto contenti. Ed è bello quando un figlio va a casa e racconta di aver fatto una cosa particolare in una giornata di scuola. Alessandro Della Marra, presidente e amministratore unico di Agesp Attività Strumentale, ha presentato stamattina il primo parcheggio di Busto Arsizio, diventato in un sol colpo tecnologico e a risparmio energetico. L'ho intervistato per noi Chiara Milani.
Questo è stato il primo completo, dove abbiamo cambiato la cassa e ne abbiamo messa una tecnologicamente avanzata, con pagamenti con POS, contactless e la possibilità di fare abbonamenti in loco, e in più l'illuminazione a LED da non sottovalutare, dove avremo un minor consumo energetico e una maggiore illuminazione. Così Agesp presenti il restyling al centrale parking Venzaghi, il primo di Busto Arsizio è diventato in un sol colpo tecnologico e a risparmio energetico. L'operazione si colloca peraltro nell'ambito del progetto di rivisitazione dei parcheggi cittadini gestiti dalla società, che ammontano a circa 2.200 posti auto, di cui oltre 1.400 all'interno di aree posteggio con sbarre e casse automatiche e circa 800 sulla strada. I prossimi che ci sono in programma ovviamente non dipenderanno poi solo da noi, ma anche dal comune che dovrà delegarci a farli, ma sicuramente andremo a rinnovare ulteriormente quelli che sono quelli messi un po' peggio, cioè quelli ad esempio in Agesp Energia, dove anche lì come illuminazione non siamo messi benissimo e andremo appunto ad incrementare soprattutto la parte delle luci a LED. Arte sacra e tecnologie moderne, un sapiente mix culturale al centro della manifestazione in programma a partire da domani al Battistero di Velate. Mostre, recital, momenti musicali e tanta luce, la modernità dell'immagine, la sacralità del Battistero, quello di Velate, che grazie alla sapiente regia di Carla Tocchetti è rifiorito e che ora si pone al centro del calendario di Ave Crux, una serie di iniziative artistiche e culturali in programma dall'11 al 20 aprile. Noi avremo la possibilità di contemplare all'interno del Battistero una preziosa opera lignea del 1500, un crocifisso proveniente dalla chiesetta di San Cassiano in Velate. Lo abbiamo messo in dialogo con le opere di pittura fotografica di Christian Cremona. Questo per creare un abbinamento tra arte antica e arte contemporanea che va molto di moda, ma forse a Varese non era ancora stato proposto. E poi da sabato a sabato abbiamo più volte dei momenti di approfondimenti durante la giornata. Sono realizzati da Luisa Oneto e dalla scuola di teatro Splendor del Vero e dalla musicista e cantante Maria Consigli. Sono dei quarti d'ora, vi prego di seguirci su Facebook per vedere quando esattamente, in cui proporremo all'interno di questa minuscola chiesina molto suggestiva delle letture, dei reading, delle poesie, delle teatralizzazioni, ma anche soprattutto dei momenti di lode medievale cantate a voce libera, inni gregoriani, quindi momenti diversificati con più voci, più interpreti, una opportunità davvero preziosa di venire a vedere, a conoscere queste realtà, queste risorse, queste eccellenze che abbiamo sul nostro territorio. A tutti buonasera, il cielo di domani sarà ovunque molto nuvoloso o coperto, una giornata più fresca con temperature massime in calo attorno a 11-13 gradi, mentre le minime tra 6 e 9 gradi. Deboli piogge intermittenti anche a carattere di rovescio e in montagna limite neve attorno a 1400 metri, in calo localmente fino a 1000 metri in serata. È tutto almeno per la prima parte, vi ricordo ancora l'appuntamento alle 20.30 con Biancorossi News con le ultime novità riguardanti il Varese Calcio, ma tra poco c'è anche tanto sport, altro sport di cui parlare, tra pochissimo, dopo le sigle.